Ok, tutto è pronto, ribenvenuti al nuovo format. E siamo su PS Mania, un format che mi è venuto in mente perché ho tanto materiale. Aspetta qua. Non voglio spoilerare nulla di questa bellissima presentazione. E infatti come si fa a fare la pausa mentre io vi devo spiegare un sacco di cose? Non avevo calcolato. Questo emulatore R4. Questo emulatore non c'ha la pausa, non so. Comunque. Oggi, prima vorrei cominciare con un piccolo show and tell. Che cos'è? No, innanzitutto io sono Montezuma e questo è PS Mania, no? Dicevamo. A demonstration, va bene, ci fa vedere una garetta. Ridge Racer Type 4 è uno dei miei giochi preferiti della PlayStation 1. Spero che mi sentiate. No, aspetta, perché la musica di questo gioco è fantastica, poi adesso ci arriveremo. L'abbasso un pochino. La teniamo un attimino in sottofondo. Ok, perfetto, ci siamo. Questa è la versione francese, tra l'altro, perché l'ho comprata dal mio solito tipo di retro gaming a pochi euro. Giusto per farla vedere. Scusate un po' la luce. Abbiamo Rei con Agase, che poi faremo vedere chi è. Infatti è tutto in francese. E mi ha detto che ogni nazionalità europea ha la sua copertina, quindi infatti questa mi piaceva, tutta la gente o no, nello sfondo non so se si vede c'è lei e i contachilometri. E ho preparato anche prima di iniziare delle belle cosette. Su questa rivista, ecco, è qua che volevo arrivare, abbiamo proprio che ho scoperto oggi si chiama Super Console 100% PlayStation, perché non si capiva Super PlayStation 100%, invece 100, si chiama Super Console 100% PlayStation. E proprio sulla copertina è Ridge Racer, The Unreal Driving Type 4 Simulator. Praticamente era la recensione di Ridge Racer. Poi ci sono recensiti anche a Type Delta, piccolo spoilerino. Di quello che sarà forse questo format. E poi cos'è che ho recensito di bello? Vabbè, Acugi de Earthless e cose varie. Ma adesso apriamo e andiamo a vedere quanto ha preso. Ha preso tantissimo perché è un capolavoro. A me piace veramente tanto. Vabbè, c'è anche l'anteprima di Ace Combat 3. Qua sarebbe bello avere una camera che lo sfogliamo insieme in qualche modo. Ah, io poi ogni tanto devo stare attento qui che non parta la presentazione, ma io sono così e premo start, perfetto. Andiamo, a che pagina è la recensione? Spero che mi sentiate perché sto microfono non è che abbia un range chissà quanto ampio. A pagina 48, The Unreal Driving Simulator, la serie di Ridge Racer rientra perfettamente nella categoria di videogiochi che o si amano o si detestano, non so perché, però vabbè. I detrattori della saga Namco hanno sempre puntato l'indice sull'elevata mancanza di realismo, mancanza che, a detta di chi ha passato ore e ore divertendosi coi primi tre episodi di RR, ha favorito in maniera inconfutabile la giocabilità globale del titolo. Anch'io preferisco un approccio più arcade. Infatti, i primi tre capitoli erano Ridge Racer 2 e Ridge Racer Revolution con una soundtrack spettacolare recuperata, tra cui la mitica Rare Hero, che è stato il mio nickname storico secoli fa. Qua cosa parte sull'emulatore? Una demonstration? Ah no, ecco, questa la vediamo dopo. Presentazione fantastica. Andiamo a pagina 48. Dopo qua c'è Vampire Savior, la versione appunto PlayStation di Darkstalker, Type Delta. Vabbè, ma questo lo parleremo un'altra volta. Cos'è che volevo dire? I detrattori. Abbiamo detto sì, i primi tre episodi poi erano anche arcade. Invece questo è il primo a essere rilasciato esclusivamente per PlayStation. A pagina 48 abbiamo detto. Andiamo, andiamo, andiamo. Oggi me la voglio prendere con calma perché questo è uno show and tell. E quella non era la recensione, era solo l'anteprima, infatti ve la devo far vedere, vabbè. Ecco qua, Ridge Racer Type 4. Voglio far vedere le immagini che hanno usato. Vabbè, si vede pochissimo.
e adesso vi faccio vedere quanto ha preso. Poi qua fa vedere, mi piaceva quando c'era la didascalia così. Cos'è che c'è scritto? Usando una visuale esterna il vostro mezzo sembrerà incollato, è vero, se che te se usi la terza persona, hai questa mano, sembra incollato sul fondo dello schermo, poi lo vedremo. Adesso non è che ce la leggiamo tutta, ci mancherebbe. Si ringrazia Halloween Games per il CD, salutiamo Halloween Games se ancora esiste. Questa è una rivista di gennaio 99, se non sbaglio, sì, sto gioco è del 99, è uscito a dicembre in Giappone, da noi è arrivato ad aprile. Ciao, leggo il primo messaggio della chat. Buongiorno anche a te, stiamo giocando con la PS1 e stiamo facendo una retrospettiva sulla PlayStation 1, in questo caso di Ridge Racer Type 4, uno dei miei giochi preferiti di questa console. Ecco, questo è interessante, volevo portarvelo. Ah, aspetta, devo fare una cosa. Spostare la chat, guarda che la chat la vedo. E qua ci fa vedere il JogCon chiamato, dov'è che è? Eccolo qui. Qua intanto skip. Non so se lo vedete, era questo pad che aveva il volante in mezzo, ma io sai con cosa ci giocavo? Oltre a che un volante, avevo un volante compatibile su PS2 e anche su PlayStation 1, ci giocavo con quello, io da piccolo ci ho giocato in mille salse, e mia zia che aveva il negozio mi aveva regalato il NegCon, che era quel pad che si storceva centrale, tipo come se avessi questa è una cinesata, e roteasse in questa maniera in due direzioni diverse, cioè è difficile spiegare, cioè da una parte va da una parte, insomma, che si storceva in due direzioni differenti, perfetto. È ovvio che da una parte, insomma, che cosa sto dicendo? Allora, la Reda di Super PlayStation Console si è subito innamorata della protagonista del FMV introduttivo, e anch'io, lei con Agase, bellissima, ecco, infatti dopo vedremo un po' di lore, lei fa l'ombrellina, non so come si chiama, non c'è un modo non sessista per chiamare questo lavoro, questo mestiere, non lo so. Insomma, fa quella che tiene i cartelli prima di una gara, che nei primi tre capitoli erano bidimensionali, mentre questo è il primo capitolo dove sono in 3D e ogni nazionalità ha la sua. Lei, se useremo la scuderia giapponese, ci sarà lei. Quindi abbiamo detto del NegCon, abbiamo detto varie cose. Poi questo è il primo gioco, leggevo, a usare lo shading sui modelli poligonali. Ecco perché ha una resa più realistica. A me è sempre fatto impazzire questa palette, sempre un po' meno accesa dei precedenti capitoli. Se avete giocato Ridge Racer Revolution, così era tutto molto più techno, molto più fluo. Invece questo abbiamo queste vibes, queste musiche molto chill, un po' jazzy, no? Che mi fanno impazzire. Poi ascolteremo. Io qui ve le consiglio tutte. Prima di tutte Urban Fragment, che composta da, ce l'ho scritto qui, Hiroshi Okubo, di cui abbiamo una foto. Guarda che faccia che c'è lì. Questo è tutto il team, Hiroshi Okubo è questo qui. Urban Fragment, che poi è quella cantata all'inizio della presentazione, bellissima. Dopo c'è una specie di remix per la gara finale. Ecco i responsabili di Ridge Racer Type 4, ma comunque volevo dirvi, ha preso 88 quella volta, io non sono fan dei numeri, perché ci sono state delle cose anche ultimamente, insomma, se non sei il AAA, cioè prendi 9 se sei il AAA, se sei un gioco discreto, con carattere da vendere, ma con un gameplay lievemente peggio, prendi 5, non è giusto, secondo me, 5 è troppo poco per quei giochi lì. Comunque ha preso 88, però tecnicamente eccezionale, immediatissimo, contro, componente simulativa inesistente. Grazie al cavolo, è un arcade, ma che difetto è, scuserai. Signor Igor è il nickname del recensore. Meccanica di gioco poco intrigante. Boh, vedremo, a me piace, perché c'è questo sistema di drifting,
di tutto. Questa è la rivista, dicevamo, del gennaio 98. Sì, che c'è da dire, che c'è da dire? Dai, basta, giochiamo. Vi ho fatto vedere la copertina originale, il numero su cui è recensito. Bando alle ciance e giochiamo. Anzi, prima faccio così. Io mi tocca giocare in modalità Windows. Ma io faccio F3, che è il salvataggio, così vi godrete la presentazione con Urban Fragment. Prego, maestro. Perfetto, Welcome to the World of Ridge Racer. Bellissima Urban Fragment. Io ancora me l'ascolto in macchina. Poi dovrebbe dire R4 e basta adesso. Ok. Praticamente il gioco è molto breve, perché le piste sono, mi pare, solo 8. Però ci sono una marea di veicoli. E la modalità storia funziona pressappoco così. Noi scegliamo una scuderia tra quattro: l'italiana, la francese, la giapponese e l'americana, e un costruttore degli stessi stati, diciamo. E possiamo fare anche dei mix. Io adesso farò una run con la scuderia francese, che è la mia preferita perché c'ha un coach che mi piace, poi i dialoghi cambieranno, e con un costruttore italiano, così per restare un po' in patria. Ecco, Grand Prix. Let's go. In teoria i tasti dovrebbero funzionare tutti, speriamo bene. Sto giocando con una sola. Ecco. Il Real Racing Roots 99 è il torneo di questa competizione. Ecco, vediamo le regole. Come se non le sapessi, ci ho giocato una vita intera. Esatto, second hit, altre due gare, e poi c'è il Final GP con quattro gare. Comunque tra una sezione e l'altra ci danno una nuova macchina, ma adesso vediamo. Spero si senta tutto bene. Esatto, nella prima puoi arrivare almeno terzo, se non sbaglio. Yeah. E poi giustamente nel rush finale. Grand Prix,
two stages and placed first in all four races of the final round. Lo pensi, in Giappone è uscito nel 98, poi Real Racing Roots 99 è nel 99, vabbè, giustamente un mese dopo. Ok, quattro racing team ci aspettano. Poi ognuno ha un riferimento a un gioco Capcom. Questo è il Pac Racing Club, inutile dire che è Pac-Man. Ed è la difficoltà normale, no, cioè non è che la difficoltà, c'hanno un tuning normale, nel senso che derapano abbastanza. Adesso spiego, perché sono due tipi di macchine. Poi c'è il team Solvalu, io l'ho sempre chiamato così, italiano, bellissimo, con questa livrea grigia e la striscia blu, fantastica. Poi abbiamo Expert, sono andato indietro, che è il Dig Racing Team, da Dig Dug, ovviamente. È vero, l'italiano è un riferimento a un altro gioco Namco, boh, non mi ricordo, Solvalu, non so. E poi noi abbiamo, andiamo qua dalla francese, a French team with cars renowned for easy to handling. Esatto, c'è un tuning easy, non devi manco fare la derapata, perché sono mega, hanno un, esatto, sono mega manovrabili. La Micro Mouse Mappy, Mappy era quel gioco, no, del topo, della Namco, vabbè, mi pare, perché non ci ho giocato tanto quello, gli altri sì. Allora, The Team is so, ah ok, ed è il primo, ha un nuovo owner per questa season, ah, quindi questa lore non me l'avevo mai vista, let's go. Ecco, Sophie Chevalier, la mia waifu di una volta, ecco, bonjour, welcome to Team Mappy. Ah, quindi lei è la nuova owner, forse era il padre, quello prima, mi pare dalla storia. No, non sono sorpreso, perché tutti possono fare, no? Speriamo di arrivare primi. Possiamo scegliere il costruttore. Donald Louis, the manager, sarà lui, no? Perché è francese, credo. Donald Louis. He's taking care of the test for me. Perfetto, ci fanno scegliere un manufacturer. Dello sponsor. Ok, va bene. Quanto mi piace il nome Assoluto. I giapponesi sono appassionati di queste parole italiane. Il costruttore italiano è Assoluto. An Italian Auto Manufacturer. E poi noi giocheremo con Assoluto, in effetti. The car designer created by Fluid Sport Body Styles. Poi c'è Lizard USA, costruttore americano. American Auto Manufacturer, the designer noted for the dynamic and aggressive forms. Terazzi, giapponese, Terazzi. Però perché Terazzi neanche si può scrivere in giapponese, eh? Terazzi, a giapponese auto is renowned for the varied body style. Sì, c'hanno le macchine più assurde questi, c'hanno delle robe anche a tre ruote. Vabbè, ma mi gasava fare i giapponesi. E poi c'è i francesi, che sono i Age Solo, come si chiamano? Esatto, che sono compatti e aerodinamici. Ma noi, per essere molto patriottici, giochiamo con Assoluto. Però siamo iscritti a un team francese, va bene. Let's go con Assoluto. Esatto, Promessa, bellissima. C'hanno tutti sti nomi molto italiani, ma scelti da giapponesi, si vede, perché Promessa. Ok, maker name Assoluto, team name MMM, micromappi PPP, type drift, attenzione, non è tuning. Stage 1, perfetto. Poi tanto possiamo scegliere solo questa, quindi let's go. Poi i dialoghi cambiano e ogni combinazione che fai, tanto 4x4 combinazioni ci sono, fare questa specie di arcade mode che dura 8 gare, le sblocchi poi nel garage per il versus. Però alla fine quello che noi faremo è l'esperienza completa, dura poco, però era bello perché era molto rigiocabile. Ma noi ci facciamo questa run così, con team francese, costruttore italiano, e così per farvelo vedere, comunque un long play. Esatto, per la mia richiesta.
La nuova macchina è qui e sembra pronta, penso. È pieno di waifu sto gioco. Questa mi, da Fiolo io andavo sempre da lei. Allora, ok. Ah, ok, dice che slitta un po' la coda. Non sai cosa vuol dire, non ti preoccupare, tanto sono io che guido. The first hit is coming up, quindi la prima sfida. Non essere timido e punta al primo posto, ok? Don't worry, milady. Si chiama Helter Skelter in Yokohama. Io lascio la soundtrack che c'è, perché io la cambiavo sempre da piccolo, mettevo sempre l'ultima, ma l'ultima serve per l'ultima. Qua possiamo solo rivedere i dati della macchina e scegliere di nuovo la trasmissione, quindi il cambio automatico no. Quanto è bello, ho anche solo questo pezzo. Senti che roba. Cioè, sta soundtrack è totale. Ok, we are racing Roots 99 in Helter Skelter, dice. Ogni volta il presentatore mi fa morire. We are racing Roots 99 in Helter Skelter. Esatto, abbiamo la... Si inizia. It's showtime. Ci ho giocato poco, sto gioco, si vede. È vero, sembra incollata allo schermo, come leggevamo poi nella review di quel tempo. Comunque vedete, c'ha lo shading sui poligoni, perché ancora non siamo in un'epoca che non c'è la luce dinamica, ovviamente, quindi lo shading lo dovevi fare. Ok, un po' di sgommata ci vuole. Lo dovevi disegnare tu sulle texture, ma rende benissimo, perché è molto più realistico. Questo è della mia stessa squadra, ma va bene lo stesso. In verità è contro. È molto, che miseria, più realistico dei suoi predecessori, appunto. Che poi ci ho giocato talmente poco agli altri, io questo l'ho spolpato veramente. L'americano, superiamo. L'americano mi sa che c'ha il costruttore francese. Si sono mischiati un po' tutti. Spero mi sentate bene. Ecco, ho fatto la mini derapatina. Questa è la pack team, come si chiama? Helter Skelter, bellissimo. Fatto il record, final lap, here we go. Ok, it's a final lap, here we go. Quanto mi piace per Omessa, perché c'ha questa pinna di squalo, la chiamavo. Bella. Un po' devi sgommare. Però c'ha molto grip, curva veramente bene. Quando c'è il pezzo finale dice sempre questa frase qua. E arriviamo. Sophie sarà contenta. Guarda che grafica, mi piace veramente tanto, perché comunque con questo rendering, con questi colori, dà un po' di realismo. Cioè a me sembrano vere da Fiolo, perché vedi anche su... sull'1.8 questo riflesso, no? Che un po' cambia, sì, ma perché... Però è tutto texturizzato. Lo lascio un po' andare perché questa traccia era molto bella. Quindi qua era colorato un po' più di giallo.
No, per farvi capire, anche quando stai nelle gallerie che si accendono i fari, è molto bello. Dà comunque un senso di atmosfera. Ok, adesso skippiamo. Devo vedere un po' la mia macchina. Perfetto, vabbè, andiamo. Vediamo cosa ci dice Sofì. Sono qualificato e ci credo, sono arrivato primo. Poi in base a quando, a come arrivi, ci sono vari dialoghi, chiaramente. Sì, che ha promesso al padre non... E quindi lei è contenta che siamo arrivati i primi. And get married if the team didn't win this season. Vabbè. Certo, sono un tuo simp. Vincerò la gara sicuramente. No, scherzo. Comunque, sicuramente, dai, let's go. Per te tutto. Wonder Hill in Fukuoka, bello. Vabbè, la macchina è sempre quella, neanche ve la faccio vedere. Laps 2, lap record, quello lì, forse lo bruceremo anche stavolta. Quindi Root Racing, no, Real Root Racing 99.8 in Wonder Hill. No, Real Racing Roots 99 in. Vabbè. Real Racing Roots 99 in Wonder Hill. Lei è poi ognuno, dicevo. Oh, mi accelera. Senti come si cilla bene con questa musica. Capito? È più di classe, già, almeno con quei suoni arcade. Cioè è arcade, però dico è come mood. E meno arcade, vuole fare il realistico, ma con questo anche appunto cambio anche di stile sonoro, no? Questo sound design così differente dai capitoli precedenti. Aia, qua. Oh, la prima volta che la sgarro così male. È l'emozione. Oh. Oh, ma come fa ad andare così fuori? Superiamo l'americano, siamo terzi. Ma sembra che va troppo veloce, io perché... Poi dopo spiego i settaggi del emulatore, no? È un po', dovrebbe essere lievemente più definito. Oh, ma cavolo, ma sembra che va troppo veloce. E mi tocca giocare in Windows Mode. Cioè non sto guardando dal programmino, ci mancherebbe, però. Due giri soli. Bella. Ai 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 ai. Un pezzo che non ci gioco, questa l'avevo fatta. Dai dai dai.
Perfetto, bellissimo quest'ultimo pezzo. E c'ho la macchina italiana di assoluto. Perché se metto tutto schermo, siccome questo emulatore è un po' particolare, l'APSXE, cioè ci stavo smanettando ultimamente, però non so, mi cambia la definizione anche di tutto il PC e ho visto che se io gioco a schermo intero, voi vedete solo un quarto dello schermo perché è mega definito, invece vabbè, così invece non fa quell'errore, ma a me va bene. Let's go. Abbiamo finito la prima hit su 3. Grazie. Lo so. Fa piacere che conta. Allora, vediamo il padre cosa ti dice. Non se l'aspettava che facesse così bene. Esatto, sta arrivando la seconda sfida. Ma dovrebbe essere facile per me, ma certo. Don't worry, lo farò. Sì, salviamo. Voglio vedere come funziona il salvataggio. Vabbè, avevo già impostato le memory card. Perfetto. Assolute di Team Maker e GP. Dove sono arrivato? Perfetto. Second hit. Age of the Heart. Ah, New York stavolta. Ah, vero. Nuova card. A volte ti capita che ti dà la stessa addirittura, però più potente. E da piccolo mi dava un sacco fastidio perché io volevo sempre sbloccarne di nuove e vedere da fuori. Bella questa con la lettone fatalità. Durifto, perfetto, mi piace proprio. Mi piace quest'anno. Poi non so se dipende anche dalla posizione che arrivi, non lo so, a volte me la dava uguale con lo stesso nome addirittura. Ok, abbiamo la miglior macchina che ci possiamo, no, che possiamo permetterci al momento, che potesse matchare, potesse essere al pari delle mie grandi abilità di guida. In verità tutto il duro lavoro è stato fatto da Donald e il suo staff. Tra l'altro, cos'è? Tra l'altro neanche mi ascoltano, quindi sono dei bastardi. No, infatti ci vuole più comunicazione, lo dico anch'io. Ok. No, non ti preoccupare. Non si preoccupi, vincerò la gara. Grazie. Guardiamo la cardeta. Bellissima. Guarda che lucentezza. No, non è. Allora, sì, ci sono delle cose un po' dinamiche. Però il resto è tutto texturizzato in teoria. Bella. Burning Rubber. Real Racing Roots 99 in Edge of the Earth. Non mi dà fastidio che parte sempre in soggettiva e non posso cambiarlo finché. Oh! Non partiva? Quanto mi piace questa? Cioè tutte mi piacciono, perché...
Guarda che macchina strana c'hanno quelli giapponesi, con due ruote dietro appiccicate, tipo un... Oh, non ha fatto la sgommata, vabbè, tipo ho sbagliato io. No. Come ti sono arrivato, vero? Qua non, ovvio non ci sono i danni, ste robe qua, però boh, a me piaceva tantissimo. Anche perché non era facile fare una cosa del genere. C'era solo un new record, ok. C'era solo sta meccanica del barcollamento quando vai a sbattere, ma che ti rallenta un pochino, ma... E la derapata, che adesso faremo. Oh, non me l'ha fatta, chissà. Bravissimo errore. Che si fa quadrare, cioè, praticamente lasci un attimo, no? Lasci un attimo acceleratore, freni e riacceleri subito con la direzione e ti fa una... vedi, quasi predefinita. Ah, bruttissimo questo. Sono terzo, ma non è più sufficiente nella seconda hit. Più che altro sì, è easy abbastanza, solo che quando devi superare è un po' tosta, perché vai a sbattere, non sai dove... Vedi, ho superato dall'esterno. Perché non me la fa più? La prima volta in giro me l'aveva fatta. Oh, siamo all'ultimo giro, non posso rischiare. No, ho fatto una figuraccia assurda. Ma dov'è il primo? Vedi, qua me la fa... Eccolo. Sì, che qua si può tagliare, non so perché, non c'è una perdita di velocità in quel pezzo, non so, me lo ricordavo anche da piccolo. Fu, e contro ogni aspettativa abbiamo preso anche una prima posizione. Cioè in teoria lo facevo sempre first place, ma sono invecchiato, non ci gioco più da tempo, non lo so come andrà. Guarda che bella sta macchina. C'è il suo che, sta grafica, mi piace proprio. Poi ho scoperto che nel 2011 forse è uscito per sul PSN, avevo letto lì da qualche parte, e molto figo, e non l'ho comprato, peccato, ce lo potevo avere anche su PS3. O forse l'avevo visto, ma ho detto Banjo. Vabbè, c'ho l'emulatore, vabbè. Poi ce l'ho vero, originale, quindi... Signor finanziere, io ho tutto regolare, ce l'ho proprio originale. Non potrò farlo di tutti gli episodi così, questo gesto sfarzoso. Allora, congratulazioni, sembra che la tua macchina ne valsa la pena, certo. Merci beaucoup, grazie, milady. This is no joke.
Baviera, poi c'è il Final GP. Che ore sono? Beh, guarda, siamo 40 minuti, sì, tra show and tell, che è quella cosa che abbiamo fatto prima, ovvero mostrare, raccontare, e qualche aneddoto, introduzione. Siamo, vedi, comunque, se facevo solo il gioco non durava niente. Ma adesso io penso che in un'oretta e mezzo la facciamo a fare tutto, beh, forse anche un po' di più. Out of Blue, ah, bella quella che passa sul porto. Vedi, è la prima pista, solo che anziché girare va dritto, cioè una variant, una variabile della prima pista. Quanto mi piace, ah, questo che passi nel faro. Oh, cosa mi ha colpito? Un muro invisibile? Donna, gomito così mi fai morire. Comunque musiche spettacolari, lo ripeterò all'infinito. È uno di quei giochi che io me la sono scaricata la soundtrack, perché non è possibile non averla. Ma soprattutto nei giochi moderni, quante volte avete scaricato la soundtrack? Io ho notato pochissime volte, perché una volta magari erano più iconiche, più d'ascolto. Adesso tipo in un gioco epico X c'è tutto una musica generica epica che, boh, non lo so, non siamo più ai tempi, no, delle musiche, che ne so, di Sephiroth, che te la scagli. Vai, fino a PlayStation 2 qualcosa ho riascoltato anche fuori, mamma mia, fuori dal gioco, però basta. Ai 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 ai. Invece abbiamo due giri per far quello, per arrivare alla prima posizione. Quella è una macchina francese, mi sa. Sai che ci siamo scambiati solo noi due, gli altri hanno tutti il proprio costruttore. Invece era bello. Vabbè, no, in realtà a volte ho visto si mischiavano, non lo so, quindi se è stato un caso. Faccio il record forse. Here we go. Ai ai ai. No, no, buono, buono. Vai, 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 spingi, spingi. Quasi, quasi. Questa perché è molto bifida, magari si faceva rallentando. Io sto usando l'analogico, così, tanto per dire. Questo col volante era molto carino, e anche col Magcon, quel joypad che vi dicevo prima, che però non è lo stesso che la recensione consiglia, che è quello col volante in mezzo ai due stick. Quello si chiama Jogcon, mi pare di aver letto, perché la stavo rileggendo prima, neanche avevo rimosso quel tipo di pad per le gare. Ok. Dai, sono contento di questo format. Ho messo la telecamera verticale perché sennò è inutile che stavo lì tutto incastrato, non mi si vedeva. Invece qua mi si vede il corpo, il microfono, si deve fare vedere uno stick.
o un accessorio è meglio. Va bene. Vabbè, andiamo. Guarda, se ci fosse la pausa in questo emulatore, ma magari c'è, io se no prima quando è partita la presentazione ho dovuto alzare il volume verso l'inizio e un po' mi dà fastidio, avrei voluto farvi sentire, vabbè che la cercate, scrivete Ridge Racer 4 Type 4 intro, la trovate, però insomma. Esatto, ho visto, sono capace di vedere, sono... Ho avuto la possibilità di vedere una gara esaltante oggi. Ora capisco perché mio nonno piacevano le corse, eh sì. Cosa diceva? Ah, lo portiamo a casa, non ti preoccupare, suo filo. Lo prenderemo, lo prenderò per te, ok. Oh, è vero, siamo già al Final Grand Prix, che però sono quattro garette, mica pizze e fighi, o come diceva il grande maestro, pizza e puta. Allora, goder, ok, sì. Sì, speriamo di salviamo, facendo finta di essere su una vera PlayStation. Ce n'ho una qua sotto. No, è veramente qua sotto. Qua cos'è che c'è? La Play 1, GameCube e la prima Xbox. Così, in un mobiletto nascosto sotto la scrivania, perché non c'ho più spazio di niente. Allora, ieri tra l'altro stavo smuginando per trovare le riviste. Ho trovato cose eccezionali, tipo giochi del Game Boy Advance mega rari, che pensavo mi avessero buttato via in un famoso trasloco, che non mi sto a dire, che è una roba un po' più, no, personale, però insomma non mi interessa. E i giochi del Mega Drive, con Mega Drive chiaramente, non uno ma ben due. Sì, perché c'è anche il Mega Drive 2 europeo, aspetta, non ho letto un cavolo, vabbè. Invece il Mega Drive 1 ce l'ho giapponese, non ci interessa. Phantomile, è vero, bella questa. Questa c'ero arrivata, poi ci avevo rigiocato ultimamente con questa combinazione. Max Speed più 18. It's all up to you to master it, god luck. Madonna che mina, infinito, bellissima. Però troppo grossa, questa io non la so guidare una roba del genere. Digerisco che ho mangiato così al volo per fare sto stream. E che ne sono? Sono le 6. Perfetto. Aspetta, devo scrivere una cosa a proposito dell'orario. Sì, intanto avvio. Avevo un impegno, un attimo, ok. L'hai già vista? Abbiamo ottenuto, diciamo, la miglior macchina per pareggiare il tuo incredibile skills, abilità di guida per il gran premio finale. Quando ho raccontato a mio padre, perché vedo che sto leggendo in tempo reale e traduco, ma poi magari c'è una frase dopo, sai, no, che in inglese è giusto, per chi lo sa è diverso. Quindi stavo, mentre raccontavo a mio papà dei tuoi risultati di gara, è certo che metto l'effort questa nuova macchina. Sarà difficile, ma non possiamo arrenderci ora. Certo, tutti abbiamo cominciato dal basso, da beginner. Quindi rivediamo un altro volo infinito, perché è giusto, perché mi piace rivederla già questa funzione. Poi dopo uno può anche usare manual, ma non lo so fare. No, una volta ci avevo giocato, e poi quei simboli che vedete in alto a destra sono il corrispondente, tipo il 3 in basso a sinistra sarebbe stage 3. Lì le bandiere sono del costruttore, insomma, gli altri sono i due simboli, insomma. È tutta una roba grafica per fare un assunto di quello che è la macchina. Phantomile, questa
è una citazione a Clunua, tra l'altro, Duel to Phantomile, altro gioco della Namco. Clonò a Clunua, io lo chiamavo Clunua, insomma. Ecco. Ecco, lei era Reiko Nagase, quella della presentazione. Da qui Blind Run, cioè nel senso non me la ricordo. L'avevo testato per vedere se l'emulatore era ok. Guarda che macchine che c'hanno i giapponesi, mamma mia. Quella ce l'avevo guidata. Adesso solo macchinoni, ci abbiamo, visto come siamo passati. Zitti, non facciamo passare nessuno. Comunque è molto arcade il fatto che tu devi arrivare al primo. Non c'è il fatto che quelli della stessa squadra guadagnino i punti, no? Come fosse, che ne so, Mario Kart, visto che è il gioco più recente che ho giocato con la modalità Gran Premio. Comunque, a proposito di Mario Kart, tipo questo Mario Kart F-Zero GX sono i giochi più belli di guida che io abbia mai giocato, veramente. Mario Kart 8, F-Zero GX o anche F-Zero Classico va benissimo. Final Lap, ma dov'è il primo? E Ridge Racer Type 4 sempre nel cuore, perché bisogna anche fare una classifica intergenerazionale. Dai, 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 dai. È lì, lo prendiamo forse. No, ho fatto schifo. Ok, abbiamo perso. Vabbè, abbiamo salvato adesso. Ma adesso come funzionava? Ai ai ai, questo non... Sono rimasto scottato. Cosa succedeva adesso? Vabbè, ci abbiamo tre chance. Vabbè, facciamo riprova. Mamma mia, devo stare attento. Vabbè che abbiamo salvato lì. Per conto che tu hai tre chance, come le chiama qua, per tutto il Gran Premio. Poi io non ho mai avuto problemi a finirlo, eh. Qua lo tampono sempre all'italiano. Door to Phantomile, era sì, il sottotitolo del primo Clonoa. Bello, ci hanno fatto un remake, però anche lì, dopo un giorno parleremo di remake che hanno senso e no, nel senso. Sì, quello di Clonoa sì, perché aumenti i poligoni, era bello colorato, ma quando fai il remake di una roba 2D e col 3D mi perdi quei colori, quella vivacità degli sprite, mi dispiace, allora io preferisco 2D sempre e per sempre. Comunque, dato, ho fatto mentre parlavo uno scambio inconscio. Perfect run. E qua mi fa una sgommata strana, me la ricordo, che non è un bug, però anche se dovrei tamponare lì te lo prende lo stesso, non so perché. Yes, yosha.
Bella sta pista, guarda che macchinone. Altro gioco con le soundtrack fantastiche che non stancano mai. Perché non so se parlare di altri giochi per non togliere dal piedistallo quello che stiamo giocando, però comunque Jet Set Radio e Radio Future, bellissimo. Congratulations, but you seem to have a tough time on this race. Perché mi dice così? Forse sa che ho perso, ma non è vero, non era canonica quella sfida, chissà. Eh sì, è veloce. Però cavolo, sono arrivato primo. Ah, però comunque la dovevi vincere per forza, in effetti. Qua o arrivi primo o no, quindi i dialoghi sono anche meno. O perdi o niente. Perché adesso devo arrivare sempre primo. Brightest Night, che è Lanterna Verde. Ottobre 99, alle 9:45 di sera. Your Vibe, siamo le tracce finali, perché dopo nell'ultima gara. Bella questa. 99 in Brightest Night. Brightest Night. Non devo accelerare. Ho letto un commento, uno... Aspetta, scusa, ho messo la pausa. Uno de los mejores juegos de carreras de la PS1. Esattamente. Come si dice? Poi lo spagnolo non è che lo so molto bene. Cioè, lo so, però... Non so come rispondere. Guarda, sono in difficoltà assoluta perché sono concentrato sul gioco. Vorrei rispondere a questo amico ispanico. It's true, it's true. I agree with you. E poi rispondi in inglese, quindi... Ah, it's the first time. È la prima vez che ve algún jugar a este juego. No, I suck. I don't speak Spanish very well, sorry. Because I'm doing a kind of retrospective of the PS1, so I bring this title because it was one of my favorite when I was younger, dai, diciamo younger. I the original here is the France edition. E andiamo avanti. Excelente. The music of this game is so cool. I listen to it still today. We'll be right back.
Yes. Ay, 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 ay. Ah. Go, go, go. The jump. Gegensenic, which games do you remember from PS1 era? What's your favorite beside Ridge Racer Type 4? Ah, Metal Gear, yeah. Of course. Metal Gear is one of my favorite saga ever. Crash, oh yeah. Ah, Gran Turismo is cool, but I was not very good at that game because I prefer arcade games, arcade racing games like Ridge Racer or Wipeout or. Non mi ricordo. Ah, Bragant History, ho capito. History, yes. È andata meglio della gara precedente. Ah, non ti ho sentita se stavi incitando. It's kind of worse now. Ah, two more race, quindi non è la finale ma la penultima. Ok. Heaven and Hell, Fukuoka. Questa è una variante forse di un'altra pista, se non sbaglio. Well, my favorite from PS1 was one of my favorite, In Under, the shoot 'em up with the ship with the arm. 99 in Heaven and Hell. Highlander, R-Type, Delta, Klonoa. Ah, I don't know about of that Gran Turismo feature. Oh. This car is too fast here. It was one of the first circuit, but with this car is another game. Questa è una variante di una delle prime piste, la seconda è di giorno anche, ma con questa macchina veramente è troppo veloce. Ah, però si sale quassù. Ah, so, stavo leggendo. Ah. Poi mi ricordo che dopo un po' era ancora più easy, perché c'è queste macchine veramente veloci. Vabbè, che adesso io sto sgarrando all'inverosimile. Cioè, guarda quanto è veloce, già ha ripreso questa. No, why? Non mi ha fatto il drift.
No. Questa la sbaglio sempre. Casi tu da mi infanzia e stai nel PS1. Yes, me too. E la PlayStation 1 teneva muchos juegos difíciles. The Last Race, l'ultima gara, amici. Amici, friends e amigos. Perfect first place again. Esatto, dobbiamo fare l'ultima gara senza fare errori. Ah, ti hanno... Muchas gracias. Thanks. I will talk in three languages for understand. A little Spanish, English, Italian. If you lose the race now, I'm going to get you back. Yes. No. You make me blush seeing this. Okay, save complete. Let's go. Let's go for the final race, final GP. Shooting hoops, bellissima. But you understand, bellissima. Ok, let's see the new car. Il new coche. Il nuovo coche che... Oh... Coche, per chi non lo sa, vuol dire macchina in spagnolo. Ok. Squalo. Come si dice squalo... in spagnolo, oddio, tiburon. Squalo is like shark, so tiburon in Spanish, I don't remember. Squalo, shark, assoluto, perfetto, let's go. Oh, si è fatta i capelli all'indietro, sa, per la finalona. Tiburon, ok, thanks. I don't remember. Yeah, this car is named Squalo, that is Tiburon.
those cars have Italian name because the manufacturer is Italian. The manufacturer. Tuned high speed driving, Donald and I ok. Belli questi nuovi disegni di lei, stavo per dire sprite, ok. It's a speed demon. This car is our team's final gift for you, thanks. Grazie Sophie Chevalier. Giusto. I really want to win. Me too. Come on, the final race is waiting for us. Ho 6 giri, ma è molto breve. Questo è quasi più bellissimo. Let's go. Anche se non sono un grande amante di queste supercar. 31 dicembre 99, Capodanno. Moving in Circle è la traccia finale, nonché un remix di quella della presentazione. Urban Fragment. Questa fetta un bel po', ma dove sono tutti? Gli altri avranno anche loro delle mega supercar. Vedi, neanche c'è bisogno del drift, questa curva da dio, e quindi è cioè sta pista è abbastanza easy. This final race is pretty easy because the track is not too complex, there's no need to drift with this team. Sono arrivato un po' borderline. Yeah. Because this is the first game of Ridge Racer with shaded polygon that give the rendering a great rendering that seem with realistic light and stuff. And I put some HD in the emulation, but a little bit, not too much. I'm not like super smooth. It's not a filter. It's just I don't know, a emulator setting. Bella. Bella questa musica a Capodanno, capito? La notte di Capodanno gareggiare, fighissimo. E arrivare al traguardo a Capodanno. Happy New Year. Yes.
amazing graphics, amazing music. Was in for a serious tailspin. Yes. The fact that the owner's pretty granddaughter took over the team this year didn't help your image at all either. You really held up the honor. I really like the music, the intro music. Here's to the owner's family and the team. Congratulations. Viva la France. Viva Team Navi. E che durante il replay annunciava, mi sa, la vittoria. Comunque. Ma come effettava stamattina? So fast. I have read now. Thank you for the sub. in the software is not updated. Maybe I received the notify. Okay. Thank you very much. Okay, what's happened now? I don't remember. Okay, let's see what Sophie. Ah, okay. Ma Sophie non ci dice niente. Ah, perché questo è il trofeo della Mappy, che Mappy era questo topolino. Mappy is that topo. Come si chiama topo? Is that mouse? You are the winner of the Real Racing Roots 99. Okay. Posso... may I click? Ok. If you have the original disc, keep it as a treasure. We finally won. This is beyond words. Thanks. Gracias, hermano. Ok, adesso lei chiama il suo grandfather and father. Before that, merci beaucoup. Ormai è adulta, ormai è navigata in questo lavoro. Perso questa scommessa, ho vinto questa scommessa, perché non mi ricordo già, avevo letto male. Lei si è, anche se si sposa, vuole continuare a essere the owner of this team, quindi il capo team. Yeah, volentieri. Epilogue. E questo era Ridge Racer Type 4. Ah beh, c'è anche la spiegazione finale. Quindi ha tenuto una conferenza stampa all'hotel dopo la vittoria. La vittoria, la celebrazione della vittoria, è annunciato che lavorerà sempre nel team anche nella prossima season. E finalmente ha capito cosa è importante nella sua vita, ok. Voleva dire qualcosa a chi? A lui o a me? Al guidatore o al suo futuro marito? Gran vittoria per l'Italia. Oh, the ending FMV, full motion video.
I had to select the Italian team, but we win as France. But with the Italian car. Italian cars. E c'è lo staff roll. Anche questo è un remix molto bello. Comunque, I want to show you Gegenscenic in the first part of this video. I show an Italian magazine where Ridge Racer is reviewed. Muy bonito. Muy rico. Allora, you can watch all this direct after this in YouTube. I re-upload every live I make. I record. No, I'm kinda new, but I like to share my passion and my knowledge about gaming, so I'll keep recording, I'll keep coming. Yeah. But if you want, because I speak Italian in that video, sorry. Perfetto. Della Namco 1999 da noi, ti dico, mi pare che è uscito in aprile. Invece in Giappone è proprio a ottobre, quindi quando tu gareggiavi lì. Gracias, thank you. So nice. Cos'è che ha detto? Sì, che è stata aggiunta una nuova car. Ok. E questo era Ridge Racer Type 4. E vi saluto qui, ci vediamo prossimo episodio. We see you next episode. per un altro grande classico of the PlayStation era. Ok. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. Grazie, thank you Gegenscenic. E see you next time. Bye bye.